Allora, l'intervento non è all'audio al respiro, l'intervento è a brevissimo respiro e a brevissimo giro di posta, nel senso che secondo noi la proprietà privata è un diritto inviolabile, a patto che di questa proprietà privata non si faccia strumento dannoso, pericoloso, che non diventi sfregio per l'intera comunità. Nello specifico io intendo requisire l'area adibita a parcheggio di via Mastrilli, sotto al quale c'è una discarica abusiva di dimensioni folli, intendo requisire quel terreno, intendo farlo ripulire, questo immagino che l'avranno detto tutti quanti, però io quel terreno lo voglio adibire a spazio pubblico attrezzato, non ci può più essere il parcheggio per il formicaio del residence. Peraltro mi collego al problema del residence dicendo che intendo accertare, attenzione, dove all'interno del quale vivono brave persone, perché comunità di filippini che dal punto di vista dell'ordine pubblico non credo che si siano mai resi responsabili assolutamente di nulla, però di fatto il problema è che in 10 metri quadri là dentro vivono 30 persone, quindi con ovvie ripercussioni sulla creazione di spazzatura e rifiuti, punto primo, e punto secondo proprio per la vivibilità loro stessa. Cioè se io vado dentro una casa di 50 metri quadri e mi porto 50 persone, è chiaro che c'è un problema dal punto di vista dell'abitabilità, dal punto di vista dell'impatto sul territorio e quant'altro. Io intendo che attraverso le forze di polizia municipale, che sono preposte a questo, perché non devono fare nient'altro, adesso che nell'arco del tempo le forze di polizia municipale siano diventate uno strumento per fare cassa, è un problema dei municipi e del comune. Ma le forze di polizia municipale non devono fare cassa, devono fare le forze di polizia municipale. Quindi devono andare lì dentro e verificare le condizioni di abitabilità di quel residence. L'area davanti, quella adibita a parcheggio, intendo requisirla immediatamente.